Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. La Commissione Difesa non è neanche in grado di deliberare, non è neanche in grado di discutere su emendamenti o proposte emendative. Perché? Perché la maggioranza si dimentica che prima bisogna anche convocare sulla relativa copertura di spesa la quinta commissione. Ergo si arriva qua senza il voto in commissione, senza un relatore, con la necessità, il governo l'ha annunciato, di porre la fiducia, perché altrimenti qua, cioè, non ne usciamo più. Al punto che adesso, visto che lunedì scade il decreto, bisogna porre, no, di corsa anche qua la fiducia. Abbiamo approvato una spending review che vale per tutto il settore della spesa pubblica, ma forse è il caso anche di rivedere un po' una piccola spending review nel settore dell'intervento militare. Dobbiamo dirlo con molta chiarezza, la nostra posizione di contrarietà del continuare in questo modo le missioni militari non vuol dire assolutamente delegittimare l'azione dei nostri militari, dei nostri soldati, che noi li definiamo ancora servitori dello Stato, sempre più e maggiormente esposti, al quale va innanzitutto il nostro grazie, anche pensando alle oltre 50 vittime che hanno pagato appunto con la propria vita, alla quale noi dobbiamo enorme riconoscenza. La nostra richiesta sarebbe quella: accelerare il ripiegamento delle forze dell'Afghanistan, ritirare completamente le nostre forze del Libano e investire veramente dove ci sono interessi diretti del nostro paese. In pratica concentriamoci sul Mediterraneo, ossia sulle porte di casa nostra. No, solo per capire, non riesco a capire il parere del governo a tal proposito, perché noi chiediamo semplicemente di modificare le regole d'ingaggio affinché non avvenga quanto successo in India con i nostri marò. Potrei capire se il governo avesse proposto una riformulazione con valutare per cercare di strutturare al meglio situazioni di questo tipo, al fine che non ci troviamo nella situazione drammatica che oggi viviamo con i nostri marò ancora nell'incertezza più assoluta che si aggrava di giorno in giorno. La decisione di porre la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto che proroga le missioni è un passo che noi riteniamo grave, che non condividiamo, specialmente nella tempistica, e che ci appare come l'esito di una gestione come minimo leggera, se non addirittura incompetente, dell'iter parlamentare di un provvedimento particolarmente delicato. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.